C'è la legge delega sulle pene alternative al carcere nell'aula della Camera. Il testo del ministro Paola Severino prevede i domiciliari presso l'abitazione o in un luogo di cura e di assistenza per tutti i delitti puniti con la reclusione massima di 4 anni. Un provvedimento che scontenta molti, spacca il PDL e soprattutto provoca la reazione della Lega Nord. Sentiamo prima il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, poi Angela Napoli di Future Libertà e leghisti Cavallotto e Molteni. Non è risolvendola con mettendo fuori quel che devono stare in carcere, perché così prevede la legge, che noi ricreiamo uno stato di diritto. Noi creiamo soltanto una grande possibilità in più a coloro che vogliono commettere dei reati di sapere che la possono fare franca, perché tanto tra un cavillo e l'altro riusciranno sempre a stare fuori dal carcere, e quindi si porta sempre di più a commettere reati assicurandosi l'impunità. E quindi è il principio fondamentale che si basa su questa legge che noi contestiamo. È in gioco la sicurezza dei cittadini e il legislatore ha il dovere di non fare alcuna strumentalizzazione. In questo momento la campagna elettorale, le spaccature tra i partiti vanno lasciati fuori, soprattutto su argomenti di questo genere. Ma ministro Severino, io non so se lei si rende conto di quello che ha scritto in questo provvedimento, ma se ha una dignità in qualche modo si renda conto, si metta a rileggere. Si parla di pornografia minorile, ministro Severino, si parla di violenza privata come lo stalking. Ministro Severino, io le chiedo cortesemente di rileggere quello che ha fatto, perché io non posso credere che lei non abbia un minimo di dignità. Un articolo di questo tipo non può essere approvato. Ma come caspita può fare una cosa del genere, ministro? Si rende conto? Il provvedimento precedente che è stato approvato in quest'aula, quello svuota carceri, è stato un vero fallimento. Questo provvedimento lo sarà altrettanto e non risponderà neanche alle esigenze dei cittadini che vogliono avere la certezza della pena, pene giuste, ma pene sicure. La riforma sulla legge elettorale è ancora in alto mare, ma il deputato del Partito Democratico, Roberto Giachetti, ha deciso di sospendere lo sciopero della fame. Un digiuno, il suo, portato avanti ininterrottamente per oltre 88 giorni, per spingere il Parlamento a cambiare il porcellum e ad approvare una nuova legge elettorale. Proprio oggi il capo dello Stato aveva scritto a Giachetti chiedendogli di sospendere la sua protesta. Sono costretto ad interrompere lo sciopero della fame. Ero determinato ad andare avanti fino al raggiungimento dell'obiettivo, ma purtroppo non posso tenere fede a questo impegno, non per problemi fisici, anche se ovviamente dopo tutti questi giorni sono fisicamente provato, ma per problemi clinici. Io ho un problema di una certa entità al colon e negli ultimi giorni questa questione è esplosa e non entrerei in fase di serio rischio della mia salute e non ho nessuna intenzione, come ho sempre detto, né di fare il martire né di fare l'eroe. Informativa del ministro dell'Ambiente Corrado Clini sulla chiusura dello stabilimento Ilva di Taranto. Sentiamo cosa ha detto in aula alla Camera. Lasciare a casa 20.000 persone, ovvero lasciare senza reddito in questo momento 20.000 famiglie italiane, la maggior parte nelle regioni del sud, vuol dire assumersi la responsabilità di conseguenze sul piano sociale che non sono stimabili. Allora, nel momento in cui noi ci apprestiamo ad affrontare la situazione di Taranto, abbiamo in mente la priorità della difesa della salute, la priorità della protezione dell'ambiente, la priorità della continuità produttiva dello stabilimento di Taranto e la salvaguardia di un patrimonio sociale che altrimenti verrebbe messo in grave crisi. Ma è un tema diverso da quello del risanamento dell'Ilva. Sono due temi urgenti, pressanti, ma non sono la stessa cosa. E sovrapporli e dire, come qualche mascalzone ha scritto oggi sulla stampa, che con il decreto legge il governo legittima gli omicidi a Taranto, vuol dire semplicemente raccontare con toni che sono al di fuori di ogni legalità e di ogni legittimità delle storie che non servono ad affrontare
la crisi ambientale di Taranto, ma che servono in un momento così difficile a far crescere tensione sociale e angoscia sulla base di informazioni che sono totalmente false. La bozza di decreto sull'ILVA annunciata dal governo per evitare la chiusura dello stabilimento potrebbe essere varata venerdì.